forza. Le poesie da un lato esprimono le mille sfaccettature della separazione, dall'altro sono un messaggio di coraggio, un modello anche per altre donne. Non arrendetevi, non abbiate paura di riprendervi la vostra libertà. Cercate di trovare in voi stesse la gioia di vivere e la ragione del vivere. A volte autobiografiche le liriche, sono ancora pronta a lottare, afferma Larizzo, ma con l'aspirazione di andare oltre se stessa e di ritrovare elementi di assolutezza riproducibili altrove. Alle donne è diretto un monito chiaro. Le donne devono saper individuare e far emergere la forza che hanno dentro di sé e la devono saper nutrire. Non è necessario andare in fretta, si può anche fare un passo alla volta. L'importante è scoprire nella propria anima la speranza e la potenza irriducibile della vita. Il mondo si crea nella speranza. E in avanzo lentamente è possibile cogliere tutta la speranza di costruzione di un futuro. Non ho pensieri, ma immensi abbracci di sogni che sceglierò ad uno in un futuro paziente, sicuro di sé e del suo avvenire. Sono alcuni versi. Io vivo comunque, una forza interiore si erge al di sopra dell'incedere sofferto. In una conflittualità fatta di giornate apparentemente senza senso, caratterizzate da mille prove tormentose, capaci di suscitare tempesta dell'anima e vortici di oscurità. Il lessico stesso è vigoroso e nasconde una passionalità. Leggiamo la 60. Avanzo lentamente, senza far rumore. Non lascio impronte nel mio camminare. Ascolto il fruscio del silenzio. Guardo la luce del buio ed il buio della luce. Non ho pensieri, ma immensi abbracci di sogni che scioglierò ad uno in un futuro paziente, sicuro di sé e del suo avvenire. Respiro l'essenza del nulla per cancellare il presente. Ora ho un deserto su cui costruire, dove non voglio trattenere il fiato. Allora inspiro profondamente quello che ancora c'è ed espiro piccole gocce di pioggia cristallina per imbrogliare l'anima e mantenerla viva. Aspetto luccicanti meteore da cogliere al volo. So se vuole aggiungere qualcosa. Niente, appunto si va avanti a prescindere, quindi qua dice ora ho un deserto su cui costruire, per cui difatti una caratteristica della mia personalità, ringraziando il cielo, da una parte è questa. Quando mi succede qualcosa di negativo, sì, lo vivo, poi dopo c'è la sofferenza, dopo un po' è dimenticato. Quindi nel momento in cui è dimenticato, ecco che arriva il deserto dal quale poi si ricomincia ed è vuoto, quindi si può mettere, rifare completamente tutto da capo. Per cui appunto è un messaggio di forza, non bisogna mai abbattersi, se qualcosa non va, prima o dopo rimarrà alle nostre spalle, senza ombra di dubbio. Mi piace la frase, espiro piccole gocce di pioggia cristallina per imbrogliare l'anima. Ecco, quasi quasi me la fossi raccontata o ce la possa, volendo, ce la può raccontare ugualmente. Per andare avanti e quindi c'è proprio bisogno di chiudere, come di mettere dei paraventi là dove ci sono state le problematiche, quindi metto il paravento, non ti vedo più e vado avanti, il mio deserto appunto è vuoto e posso costruire quello che voglio, una città, una piscina, un
a seconda, insomma, appunto di, poi di come, che carattere ho. Aspetto luccicanti meteore da cogliere al volo, anche questa appunto è una frase molto positiva, perché bisogna essere svelti a raccogliere le cose belle quando arrivano, perché purtroppo le cose brutte ce le ritroviamo già improvvisamente come docce fredde sulla testa. Bene, un viaggio, quello che l'Arizzo compie e ci fa compiere, un viaggio anche nel femminile, nell'intreccio inconoscibile di passione e di inquietudini, sentimenti che soltanto l'amore può svelare, i misteri che lo proiettano verso mete sempre nuove, che scorrono con intensità magnetica, a tratti ipnotica, lasciando il lettore nella concentrazione inconscia. La scrittura viva, decisa, incalzante, spesso utilizzata anche come autoanalisi, diventa momento di sfogo, luogo in cui l'ira si stempera, dove il ricordo diventa nostalgia, dove la passione si fa amore. Il laccio che la stringe alla sua solitudine diventa fonte di forza e arma potente per combattere, e non cade mai nella noia o nella retorica. E allora anche noi concludiamo con: non ho pensieri, ma immensi abbracci di sogni. Quali sono le sue prospettive? Prossimo libro? Prossimo libro, Oltre i raggi di sole, e lì lei prima ha detto che in questo libro c'è più amore e si parla meno della società. Nel prossimo libro invece ci saranno molti attacchi alla società, e difatti ho preso in mano anche lo stupro, dove c'è una lirica appunto che parla di una ragazza che decide di tenere questo bambino, nonostante come sia stato concepito, ma questo bambino non lo saprà mai e lei porterà avanti questa gravidanza. Poi ci sono tutte le varie tematiche arrivate ultimamente appunto in questa nostra società, queste accettazioni, dicono che siamo una società omofoba, queste accettazioni delle famiglie arcobaleno, c'è molto, diciamo che il secondo libro è piuttosto, c'è meno amore, è piuttosto sotto queste pragmatiche situazioni che un po' alla volta la società da com'era sta portando avanti tanti cambiamenti, insomma, ecco, e vediamo come andrà a finire, insomma. Però non mancano qualche poesia d'amore, c'è anche sul secondo libro. Dopo, vabbè, c'è una raccolta di racconti, quella già pronta, devo prenderla in mano, questi sono molto leggeri. E è un saggio breve, ma per quello ci vorrà tempo. Farò un saggio breve che parla sulle persone vegetariane e vegane, e io andrò a dimostrare che le persone vegetariane e vegane, praticamente al 90%, hanno avuto una problematica emotiva o fisica mai risolta. E qua però ci vuole un lavoro lungo. Una grande sfida, e noi siamo curiosissimi, siamo in attesa delle sue prossime produzioni. Bene.